L'errore tipico dei principianti orientisti è quello di correre troppo veloce, sbagliando completamente la strategia di gara, ritrovandosi in mezzo ad un bosco, senza sapere minimamente dove andare. Mi chiamo Daniele, vivo in provincia di Cuneo, sono un libero professionista, sono sposato, ho due bambini di 9 e 7 anni. E in questa puntata che si intitola Into the Wild raccontiamo di un uomo che partecipa ad una gara di orientamento nei boschi e di una giovane donna che nei boschi prova a viverci affrontando l'amico numero uno, la noia. Benvenuti a Pascal. Questo è Pascal, state con noi. La prima storia si intitola Partecipare ai campionati italiani di orienteering a 38 anni. Fu così che mi ritrovai all'età di 38 anni a partecipare alla mia prima gara di orienteering, valevole per il campionato italiano. Obiettivo di giornata, riuscire ad ultimare la gara e non arrivare ultimo in classifica. In fondo, che cosa si può pretendere di più da un novello orientista iscritto a una società del nord-ovest, dove l'orienteering non è ancora riuscito a diffondersi come in Trentino Alto Adige, Veneto o Lombardia? Quando circa un anno fa ho partecipato alla mia prima gara di orienteering categoria esordienti, mai avrei pensato di trovare in questo sport l'essenza di tutto ciò che più mi piace nella vita. Contatto con la natura, un po' di sana competizione, capacità di autogestione fisico-mentale, perseveranza nelle proprie scelte e allo stesso tempo abilità nel rivedere le proprie strategie qualora queste si rivelassero errate. Come dicevo, è passato un anno, ora la mia categoria è la Master 35, ma io sono tutt'altro che un buon orientista. Sono un discreto corridore, certo, ma purtroppo o per fortuna questo non basta. Alla partenza quindi mi riprometto di non farmi prendere dalla foga. Voglio andare piano per entrare in carta, come si dice. E poi si vedrà. Sì, perché l'errore tipico dei principianti orientisti, ma discreti corridori come me, è proprio quello di correre troppo veloce, sbagliando così completamente la strategia di gara, ritrovandosi in mezzo a un bosco senza sapere minimamente dove andare. L'orienteering è uno sport che viene praticato principalmente nei boschi o nei centri storici delle città e consiste nel seguire un percorso indicato su una cartina in cui il tracciato è scelto dal concorrente. Io l'ho conosciuto ai tempi dei miei studi alle scuole superiori. Per tanti anni non l'ho praticato, negli ultimi 2 anni ho deciso di cimentarmi in questo sport che a me piace molto. Le prime lanterne le trovo un po' a fatica, poi piano piano mi rendo conto che forse potrei anche riuscire a finire la gara, anche se ancora molto lunga. 10 chilometri su e giù per i boschi dell'entroterra ligure, che nonostante siano molto belli sono anche estremamente infidi e le cadute non mancano. Sì, ma 10 km di orienteering equivalgono a una corsa di 20 o addirittura 30 km per quelli come me. Comunque, dopo vari momenti di esaltazione per le brillanti scelte fatte o di scoraggiamento per gli errori banali commessi, arrivo finalmente al traguardo. Gli ultimi 200 metri dalla lanterna numero 100 al finish li volo come se le gambe fossero riposatissime e non come in realtà sono, prossime ad abbandonarmi per i crampi. Corro come se tutta quella gente ai lati del tracciato di gara fosse lì per me. E in realtà stanno incitando il futuro campione italiano che, partito un'ora dopo di me, sta arrivando proprio insieme a me. Comunque corro e tutta la fatica che sento in corpo mi fa stare bene e sono tremendamente felice. Corro e con me corre il campione che, esattamente come me, sarà sconosciuto al 99,9% degli italiani. Ma sia io sia lui siamo stati in grado di uscire da quei boschi e siamo tremendamente felici. Alla fine risulterò terz'ultimo, ma la gioia che provo è così grande che vorrei mettermi a piangere, ma non posso. Ho 38 anni. When you're absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion. And the kingdom is for you. Uh-huh.
the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways, best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gate. Ah, ah, they say the original sinners never felt a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters, who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. Ah. In queste vacanze sono stato dentro degli incredibili boschi siciliani, nelle Madonie. Querce, faggi, arbusti ti avvolgono e ti fanno perdere la testa. La Sicilia è incredibile. Non regala solo il mare, firmato da Vincenzo. Questa è Radio 2, il programma è Pascal. Sono le 19.14 in diretta da Milano. Raccontiamo storie in questa puntata che si intitola Into the Wild. E la prima storia che vi abbiamo raccontato, la storia di Daniele, parla di uscire dal wild. Detto male. Pronto Daniele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi? In questo momento sono in ufficio. Dove esattamente? In provincia di Cuneo. Che tempo c'è in provincia di Cuneo? Ma oggi è stata una giornata fresca, ma non particolarmente brutta. C'è stato anche un po' di sole. Ma niente neve ancora da quelle parti? Niente neve, niente un pochino neve. Su in quota, ma dove siamo noi quest'anno si fa desiderare. Daniele, allora, innanzitutto raccontami in 20 secondi, racconta a me e a tutti quelli che non lo sanno, che cos'è l'orienteering. L'orienteering è una corsa, un'attività sportiva che viene svolta principalmente nei boschi, ma anche o nei centri storici o nei parchi cittadini. Consiste nel seguire un percorso indicato su una cartina, passando per dei punti prestabiliti, scegliendo però il percorso migliore secondo le proprie capacità atletiche. Quindi però sostanzialmente si corre e ci si disegna una mappa nella testa, oppure hai una cartina, esatto, in mano? Si ha una cartina in mano in cui è indicato il percorso, in cui sono indicate delle lanterne che devono essere raggiunte obbligatoriamente, però poi il percorso tra una lanterna e quella successiva viene scelto dal concorrente. È una specie, detta male, di caccia al tesoro nei boschi? È una specie di caccia al tesoro, esattamente. Infatti piace molto anche ai bambini e ai ragazzi, proprio perché è un'attività di questo tipo. Però tu hai due figli, giusto Daniele? Esatto, ho due figli e sto cercando di coinvolgerli in questo sport. Pian pianino sono alle prime armi, come me. Però si parte senza correre, ma cioè un bambino non è che si fa 200 all'ora, sì, nel bosco. No, certo, ci sono varie categorie, è un'attività che è adatta dai bambini, okay, delle elementari, okay, fino a gente anziana, anche 90 anni volendo si può ancora competere. Daniele, mi ricordi che lavoro fai? Io sono un libero professionista, sono ingegnere e lavoro per conto mio, diciamo, e quindi uso questa attività anche come sfogo per questo... Per liberarti un po' la testa. Esatto, stare un po' nei boschi. Ma che cosa fai esattamente come in quanto ingegnere? Progettazioni di strutture in acciaio, cemento armato. Fai i calcoli del cemento armato, come diceva mia nonna? Esatto. Cioè, perché fai l'ingegnere, perché poi fai i calcoli del cemento armato, è roba sicura. Sì. non mi sembri convintissimo, ma me la tengo buona. Daniele, sì, certo. Ti ringrazio per la storia e la chiacchierata e per averci fatto scoprire anche che cos'è l'orienteering, che come dici tu è molto sviluppato nel nord-est e poco nel nord-ovest, giusto? Esatto, d'Italia. Nel nord-ovest fatica un po' a svilupparsi, però pian pianino. Si svilupperà anche qua. Molto pian pianino e molto piemontese. Certo. Grazie mille Daniele, buona serata. Grazie anche a te, Matteo. Ciao. Want more than you need until you
without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. E Tiziano Bonini non poteva mancare di metterci Eddie Vedder con Society, che è un pezzo preso direttamente dalla colonna sonora di Into the Wild, che è un film, giusto Luca? Arriva da Into the Wild questa, che è il film, insomma, un po' madre di tutte le storie di chi vuole perdersi nella natura selvaggia, che arriva appunto da un romanzo che racconta la storia di questo ragazzo che da una città degli Stati Uniti, che non ricordo più quale fosse, decide di andare in Alaska e perdercisi, sì, e in qualche modo ci si perde purtroppo completamente. 348 7300 200. Sono della provincia di Novara, mi scrive Cristina, e i miei figli praticano orienteering durante le ore di ginnastica a scuola con gare annesse. Beh, sarà felice Daniele, che dice che nel nord-ovest non si pratica l'orienteering. Torniamo domani per raccontare che tempo c'è da voi, che tempo c'è dentro di voi. Pascal, storie, persone, meteorologia. Viva! Radio 2.